Quella di Call of Duty è una saga che è entrata di diritto a far parte della storia dei videogiochi negli ultimi 10 anni. Call of Duty Black Ops 4, che recupera diverse caratteristiche dai suoi più amati e lontani predecessori, non rinnega totalmente le nuove idee introdotte con Black Ops 3 e al contempo fa da punto di rottura, portando con sé alcune novità atipiche per il franchise. La prima novità che salta all'occhio una volta avviato Black Ops 4 è la totale assenza di una modalità storia. Il mancato inserimento di una campagna single player è tutto sommato giustificato, visti gli obiettivi che nel suo complesso il gioco vuole raggiungere. Black Ops 4 affida il compito di fare da portabandiera al solido comparto multiplayer, alle modalità Blackout e all'ecosistema zombie, mai così curato e complesso come quest'anno. In una tripartizione che ha il difficile obiettivo di convincere un po' tutti, ma tolti i salti potenziati e le corse sui muri, diranno i nuovi giocatori, avvicinatisi alla serie negli ultimi anni, cosa rimane al comparto online di Call of Duty? La risposta è semplice. Tutto. Pensate a un Black Ops 2, con una buona dose di adrenalina condito con il più frenetico sistema di movimento, se si considera il solo piedi a terra di Black Ops 3, e andrete molto vicino a immaginare quello che è Black Ops 4. Treyarch è riuscita a trovare la chiave di volta che ancora mancava per raggiungere un equilibrio quasi perfetto, senza le esagerazioni dell'immediato predecessore, ma senza neanche più l'eccessiva lentezza e goffaggine di qualche anno prima. Chi si è avvicinato alla serie a partire da Black Ops 3 ritroverà la solita azione ritmata e frenetica. Dalla ludografia recente della serie, ad esempio, ha ripreso la struttura basata sugli specialisti, ulteriormente rivista e potenziata fino a quasi inglobare caratteristiche da Hero FPS alla Overwatch. La strada è quella giusta, ma il bilanciamento va in parte rivisto. Alcune ultimate sono troppo forti. Per lo meno è stato fatto ordine da questo punto di vista, uniformando tutti i personaggi selezionabili nella struttura e nell'attivazione dei power-up e delle skill, demandate a tasti dorsali. L'unica in comune fra tutti i personaggi è quella legata al ripristino della salute, che va ora attivata manualmente dopo ogni scontro a fuoco e possiede anch'essa un proprio cooldown, seppure più breve delle altre. I passi in avanti rispetto a Black Ops 3 sono tangibili, ne viene fuori un gameplay che, anche grazie a bocche da fuoco come sempre ben pensate e diversificate, non molla la propria identità di un millimetro e riesce ad essere meno ingiusto e più divertente. Anche le mappe fanno il loro, sebbene alcune avrebbero forse potuto essere meglio disegnate e strutturate, specie nella loro parte centrale, che diventa spesso terra di nessuno. Ad aumentare e di tanto la qualità media aggiungono 4 fra gli scenari più amati del primo Black Ops, il che lascia pensare ad ulteriori rievocazioni storiche future aggiunte nel Season Pass. Strutturalmente invece il sistema ha funzionato tutto sommato più che bene nel recente passato e non ha quindi richiesto che qualche minima modifica. Le modalità giocabili non contengono chissà quali sorprese rispetto al solito e la creazione delle classi ricalca pedissequamente l'ormai consolidato Pick 10, che permette di scegliere 10 elementi a piacimento fra armi ed accessori per personalizzare il proprio personaggio. Tornano quasi invariati anche prestigi, opzioni estetiche e compagnia cantante. Quest'anno però Call of Duty può contare su un ulteriore asso nella manica per estendere la sua già quasi infinita longevità, la modalità Blackout, con la quale il gioco fa il suo ingresso nel settore dei Battle Royale per provare a distruggere o a incrinare il dominio di Fortnite. Pur strutturata in modo classico, Blackout si pone a mo' di metà fra il gioco di Epic e PlayerUnknown's Battleground, che fanno affidamento l'uno sulla skill e sulla velocità di esecuzione, l'altro sulla tattica e lo studio della conformazione della mappa. Nel suo complesso l'esperienza è davvero ben bilanciata. Call of Duty è riuscito a calarsi perfettamente in una struttura da Battle Royale senza dover neppure passare attraverso un vistoso lavoro di adattamento che si è risolto semplicemente con qualche minimo ritocco ai controlli e una leggera selezione delle armi e degli oggetti più adatti alla modalità. Che si stia giocando da soli o in compagnia, Blackout convince e diverte, si dimostra ben più che un piacevole diversivo con cui inframmezzare le proprie sessioni in multiplayer ed è dotata di un sistema di progressione tutto suo, che permette di sbloccare e utilizzare anche le skin degli specialisti e dei personaggi della modalità zombie. A chiudere il pacchetto giunge proprio la modalità zombie, che ormai è una garanzia dai tempi di World at War e si è evoluta a livelli che 10 anni fa sarebbero stati impensabili. Parliamo comunque di una formula che funziona da anni e che, al netto di aggiustamenti e migliorie, è riuscita sempre a rimanere sulla cresta dell'onda. Quella di Black Ops 4, senza troppi giri di parole, è la sua miglior versione di sempre ed è suddivisa in 2 tipologie. La prima, classica, a tutti gli effetti una sorta di sostituto della campagna, pensata per chi vuole principalmente seguire l'intricata storia e la lore, che si dipana nell'arco di diversi anni, e poi la modalità assalto, più difficile, per giocatori competitivi. Entrambe sono riservate a un massimo di 4 giocatori e si svolgono nelle medesime 4 mappe. Prima di giungere alle conclusioni è d'obbligo qualche nota sul comparto tecnico. Visivamente
Attualmente il gioco poggia sullo stesso solido motore di sempre, evolutosi nel corso del tempo e in grado di garantire i 60 frame per secondo senza tentennamenti anche in blackout, perlomeno su PC e Xbox One X. Black Ops 4 però soffre di un tick rate piuttosto basso che fa sì che molte volte si abbia una percezione di poca fluidità anche quando i fotogrammi rimangono stabili. Si tratta di un problema inaccettabile per una produzione di tale caratura e che da anni punta tutto sulla fluidità d'azione, anche se Treyarch ha già promesso di essere al lavoro per alzare tale valore e intervenire per migliorare il netcode. Call of Duty Black Ops 4 è a tutti gli effetti il miglior capitolo della serie dai tempi di Modern Warfare 3 e Black Ops 2, ossia da 6-7 anni a questa parte. L'unico appunto vero e proprio che ci sentiamo di muovere non sta nel titolo in sé, quanto nella scelta di Activision di distribuirlo come pacchetto completo a 70€, senza dividere le tre parti che lo compongono e consentire ai giocatori di assemblarle a mo' di puzzle, nel modo a loro più congeniale. I tempi stanno cambiando, anche un mostro sacro come Call of Duty dai prossimi anni dovrebbe rendersene conto.